Lucilla Lilli, presidente del GAL a Borgo in Cile, in attesa anche del vescovo dei Marsi appena eletto, che è diventato per l'appunto colui che è il cuore della diocesi, è così caldo verso le persone, Monsignor Giovanni Massaro. Allora, un connubio tra sport, religione, sostenibilità, natura, una giornata eccellente, eccezionale, sotto l'egida del GAL Marsica. Sì, in realtà la giornata è stata organizzata dal Consorzio di Bonifica, ma ovviamente siamo i partner principali perché i lavori che presentiamo oggi, che sono in via di realizzazione, sono finanziati grazie a un bando del GAL, un bando che era destinato proprio alla valorizzazione turistica del territorio, e l'Incile è stato identificato come il luogo attrattivo di tutta la Marsica, per cui è un'occasione per aprire le porte ai cittadini di Avezzano e far conoscere questa realtà e valorizzarla anche grazie ai successivi interventi che il progetto prevede, perché si realizzerà in 3 step. Oggi inauguriamo un primo tratto del percorso della pista ciclabile, sono poche centinaia di metri, l'intero progetto prevede 8 km di pista. Per cui abbiamo pensato di invitare Pierpaolo Addesi, che è campione paralimpico, ha partecipato anche all'ultima Olimpiade di Tokyo, ma anche alle precedenti. E poi ci sembrava un'occasione per far conoscere il territorio al Vescovo, a Sua Eccellenza Monsignor Massaro, che si è insediato da pochi giorni qui ad Avezzano. Quindi sì, un connubio tra sport, turismo, cultura e religiosità.